Buongiorno ragazzi, oggi siamo a San Salvatore, la chiesa distrutta con il terremoto del sisma del 2016 e siamo qui con le giornate FAI. Abbiamo realizzato anche questo piccolo QR code dove potrete vedere comunque il link anche nella descrizione del video per scoprire la chiesa di San Salvatore come era prima del sisma. Ora ci troviamo in questa speciale edizione delle giornate del FAI di primavera per scoprire cosa è rimasto della chiesa e che cosa rappresentava. Qui con noi c'è Agostino Lucidi, che sicuramente conoscerete tutti, che ci spiegherà un po' qualcosa della giornata. Ricordo a tutti quanti che questa manifestazione è riprogrammata anche per la giornata di domani. Chi vuole partecipare può registrarsi sul sito web fondoambiente.it, dove troverà le giornate del FAI. Allora, qui siamo nella vecchia, nel vecchio sito di un'antica pieve romanica. La pieve era dedicata a Santa Maria, occupava soltanto la navata di sinistra di questa chiesa e cominciava da questo lato. Proprio qui davanti siamo sul sagrato, anzi qui c'era un portico, vedete al centro c'era una colonna, la base di una colonna, perché qui c'era un portico, che questo ci testimonia il fatto che questo luogo era un santuario. Dove c'è un portico vicino alle chiese significa che c'erano i pellegrini che ci venivano. Ecco qui la chiesa, l'antica pieve, era la pieve di Santa Maria di Campi. Una pieve romanica sorta tra il 1000 e 1100, quindi in questo periodo quando c'è stato un rinnovamento generale di tutta l'arte sia pittorica ma anche scultorea e anche di rinascita dal punto di vista religioso e civile. Perché questo? Perché si era il periodo dell'anno 1000. E l'anno 1000, noi abbiamo passato il 2000, nemmeno ce ne siamo accorti, ma quando è passato il 1000 è stato un periodo sconvolgente per il mondo, perché si pensava che tutto finisse nell'anno 1000. Quindi da 50 anni prima a 50 anni dopo dell'anno 1000 si è tutto fermato. Poi hanno visto che il tempo scorreva continuamente e quindi non succedeva niente, e quindi c'è questa rinascita culturale, religiosa, politica, civile, eccetera. È il periodo che nascono i liberi comuni, il periodo che viene sconfitto il feudalesimo, insomma siamo proprio in un periodo di grande rivolgimento. E dal punto di vista religioso nasce questo nuovo tipo di architettura, l'architettura romanica. Si chiama romanica perché si faceva al modo di costruire degli antichi romani. Ecco, e l'architettura romanica prevedeva il sistema di costruzione come quello dei romani, e tant'è vero che queste costruzioni che sono giunte sino a noi da oltre, hanno quasi 1000 anni, e sono qualcuna è proprio inalterata, addirittura nei muri non ci si può mettere nemmeno un chiodo. Perché? Perché procedevano con un sistema di costruzione con calce a caldo, la facevano bollire su una grande caldaia, quindi mettevano dei blocchi di pietra squadrati, poi mettevano la malta e poi subito altri blocchi, in modo tale che come la malta raffreddava faceva corpo unico con la pietra. Ecco perché queste costruzioni sono giunte fino a noi. Qui però è avvenuto un fatto particolare. Verso la fine del 400 c'è stato un culto verso un'immagine di un crocefisso chiamato il Salvatore, che ha fatto radicalmente cambiare tutta l'organizzazione della Chiesa, perché questo Salvatore ha cominciato a fare dei miracoli e qui sono cominciate ad arrivare tanti pellegrini e tante donazioni che hanno fatto sì che la Chiesa, anziché essere abbattuta quella vecchia e essere ricostruita nuova, l'hanno raddoppiata facendo un'altra navata. Ecco, e mentre sulla prima si procedeva
a tutta una decorazione che veniva fatta, che purtroppo rimane ben poco della vecchia decorazione, ma comunque è stato tutto stampato, anche i tasselli che sono crollati sono stati recuperati attraverso un lavoro che hanno fatto diversi istituti di ricerca, diverse università che si sono convogliate qui e hanno lavorato insieme per cercare di recuperare questo monumento che era un monumento unico. Ecco, e qui abbiamo proprio un'altra navata che è della fine del 400 e facendo questa seconda navata poi ha fatto rinnovare anche parte della prima, perché siccome hanno fatto il portale con il rosone eccetera, invece di farne uno ne hanno fatti due, quindi hanno tolto il vecchio portale romanico e hanno messo il portale gotico come simile a questo. Ecco, quindi la navata era organizzata in due, la chiesa era organizzata in due navate e è un prototipo molto particolare, perché qui nel nostro territorio ce ne sono tantissime fatte in questo modo, perché anziché ampliarla la chiesa la raddoppiavano. Ecco, e questa però è stata la prima che ha avuto questo processo. Ecco, noi adesso se entriamo dentro possiamo vedere come era organizzata questa chiesa. E comunque vi invitiamo tutti a venire anche domani per cercare di vedere questo monumento e cosa è rimasto di questo monumento. Ecco, qui vediamo che ci sono delle colate di cemento, ma queste colate di cemento proteggono il pavimento originario che si trova sotto, un pavimento costruito tra la fine del 500 e l'inizio del 500. Su questo pavimento c'era addirittura un disegno che il pavimento come doveva essere realizzato e poi non è stato mai portato a termine o probabilmente è crollato subito dopo. Ecco, se voi vi avvicinate qui dove sono io, vedete che sono tutte righe tracciate, che era la guglia del campanile, che finiva con una croce. Se vi avvicinate lo potete vedere benissimo, con una palla, vedete, una croce e una bandierina. Era la fine del campanile. Poi questo campanile aveva un piccolo basamento e da qui si irradiava. Pensate che erano previsti, siamo nella fine del 400, ancora un campanile gotico, con dei gattoni, vedete, prima di segnare soltanto uno, ma aveva delle decorazioni lungo la guglia, che era una guglia che veniva vicino alla chiesa e per fortuna siamo riusciti a fare la fotografia di questo bellissimo disegno poco prima che succedesse poi il fatto del terremoto. Ecco, ma un'altra cosa importante è che la gran parte della muratura della vecchia chiesa romanica era fatta con materiali di recupero romano, perché qui siamo nelle vicinanze di un grande insediamento romano chiamato Cante, tanto è vero che ancora oggi gli abitanti del posto si vivono questo luogo come una città. E poi riuscite a vedere parte qua là dei pezzi di colonne, scalate, dei sarcofagi, dei pezzi di materiali che sono stati recuperati e rimessi in uso nella costruzione romanica. Ecco, quindi qui proprio vedete queste impalcature che non hanno consentito di crollare del tutto questa parte qua. Questo era il luogo dove c'era l'iconostasi. Che cos'era l'iconostasi? Era un luogo di divisione della chiesa dove era esposto all'immagine del Salvatore, il crocifisso. Sopra, a questa parte qui, c'era l'altare del crocifisso che poteva essere visto da tutti i lati e si poteva accedere a toccare anche l'immagine sacra attraverso una scaletta che si trova proprio qui all'angolo, nella parte del retro. Guardate come si vede bene la scaletta dove si saliva per accedere al luogo di culto del Salvatore. Ecco, quindi poi guardate
quello che è rimasto degli antichi affreschi. Sono affreschi molto particolari, in gran parte fatti da una dinastia di pittori murzini chiamati Sparafane, che per ben tre generazioni hanno continuamente affrescato in questo luogo a seconda delle commesse che gli venivano fatte. Ecco, lì addirittura c'è un'iscrizione in cui si racconta proprio perché è stato fatto grazie al Pievano che c'era qui, ha fatto fare tutto questo lavoro su questa parte. Questi, quindi gli affreschi, quelli che vedete alti, purtroppo le volte erano tutte affrescate, sono perse. Perse non proprio tutte, perché abbiamo dei blocchi che sono stati recuperati e molte cose sono state riprese. Ecco, comunque, interessante, oltre a questi affreschi degli Sparafane, abbiamo anche un ciclo pittorico, che è quello più scuro che vedete, sono tutti velati ovviamente adesso, ma quel ciclo pittorico scuro, quello si deve addirittura a un altro pittore molto importante che qui da noi ha lavorato molto, è Nicola da Siena. Nicola da Siena, sempre un pittore della fine di arte codice, di epoca codice della fine del 400, è venuto in questo luogo e ha fatto diverse opere, ha lasciato in tutta la nostra, in questa parte della montagna, ma anche in diversi altri luoghi della diocesi di Spoleto. E questo Nicola da Siena ha raffigurato un episodio della vita di Gesù molto particolare, perché è la discesa di Gesù dopo la resurrezione agli inferi, e quindi oltre che la discesa agli inferi, ma per salvare le anime dei giusti, di tutti quelli che erano stati giusti, quindi portarli in paradiso con lui. Ecco, quindi c'è tutta questa raffigurazione di questa scena. Ecco, altro affresco interessante è questo della navata, il fondo della navata sinistra, che poi guardate anche l'altare della navata, è un pezzo di edificio romano, un pezzo di cornicione romano, vedete, che è stato recuperato per essere utilizzato come mezzo d'altare. Ecco, questo siamo in una parte di affresco che è trecentesca, anzi della prima metà del 300, e siamo prima della scuola di Giotto, perché vedete come si vede benissimo, no? Come non c'è la prospettiva, ovviamente i colori sono tutti alterati, perché immaginate, quei cavalieri erano tutti, avevano le armature rivestite d'argento, quindi insomma era uno sfarzo diverso, però è veramente un'organizzazione, questa crocifissione, molto arcaica, perché è proprio, si deve, è la parte, l'affresco più antico, perché era quello che apparteneva all'antica chiesa. Ecco, quando che hanno fatto quello, questa di qua non c'era. Ecco. E quindi poi la chiesa era stata anche, ha avuto dei continui cambiamenti, no? Oh, la parte ultima della chiesa è questa, vedete? Questa è diversa, anche se guardate i pavimenti sono diversi da quello di sinistra e da questo di destra, perché sono più fatti in periodi successivi. E qui in questo luogo abbiamo anche l'affresco più tardo che c'è, è Giacomo di Giovanno Onofrio, che è sempre un discendente degli Sparafane, che ha raffigurato questa piccola ancona, è tutta una raffigurazione della Madonna con i santi Pietro e Giovanni Evangelista, e poi sopra c'era addirittura anche dei medaglioni che sono crollati, ma sono stati in gran parte recuperati. Ecco, quindi era tutto un piccolo, che raffigurava, questo un piccolo documento che raffigurava l'evolversi dell'arte, perché partiamo dalla fine del 200 e arriviamo fino al 1500 inoltrato, perché qui siamo verso la fine del 500. Ecco, quindi è tutta questa organizzazione della Chiesa che è rimasta, e purtroppo il terremoto del 2016 ha fatto man bassa di gran parte delle strutture, comprese le volte che avete visto, nel filmato che abbiamo visto prima era tutta piena di volte, eccetera, c'erano anche un sacco di arredi,
arredi anche di epoca barocca che sono stati poi tolti, va recuperati comunque in più parti, eccetera. E poi abbiamo un altro documento importantissimo in questa chiesa. Abbiamo un ponte battesimale a immersione. Se venite da questa parte, non so dove possiamo arrivare, però si vede, eccolo qua. Guardatelo qua, quello circolare, vedete? Tipo un pozzo. Quello sì, esatto, è un rocchio di colonna, una grande colonna, che è stata scavata e quello era un battistero a immersione, uno dei pochi esistenti in tutta la nostra zona. Ecco, vedete, c'era il coperchio sopra, addirittura poi c'era un sopracoperchio che è un... è molto bello, tutto intarsiato, fatto di un'opera di una famiglia di intagliatori locali, la famiglia Seneca, che poi ha avuto grandi personaggi, ha avuto un palazzo a Norcia che ancora conserva il nome, ha avuto anche tra i suoi componenti, anche un vicario episcopale di San Carlo Borromeo, che ha lasciato qui all'abbazia di Santo Tizio proprio il breviario che utilizzava San Carlo Borromeo per dire l'ufficio divino. Quindi questo Antonio, Monsignor Antonio Seneca, poi diventato vescovo, dopo essere stato vicario episcopale, è diventato vescovo di Anagni, credo, adesso non mi ricordo bene con esattezza, ma quindi ha lasciato, quando lui è morto, ha lasciato all'abbazia di Santo Tizio, che era la chiesa più insigne di questo luogo, gli ha lasciato il breviario di San Carlo Borromeo. Immergevano, perché come succedeva nei primi tempi, quindi è qui quando hanno costruito il battistero, l'hanno costruito a immersione, proprio in questo modo che vivono dentro i bambini. E sopra c'è un bellissimo coperchio, tutto intarsiato, che quello per fortuna non c'era nella chiesa in quel momento e quindi si è salvato. Tante cose sono salvate perché non c'erano nella chiesa. Ecco, poi se avete delle domande, dire. Ma il precedente terremoto, quello del 97, non aveva causato tutti questi danni? No, assolutamente. Né quello del 97, né quello del 79. Sì, quello. Addirittura queste strutture che vedete sono i pronti interventi che furono fatti col terremoto dopo il 79. Ma dal 79 fino ad oggi nessuno era più intervenuto dove era raffigurato Gesù che risorse, no? Cioè, poi oltre alla crocifisso, che sopra c'era il crocifisso, no? Quindi qui c'era Gesù che risorse.